good vibration. She's giving me some excitement. Me senti? Ti sento. Senti, ma... Sei la mia foto dietro di te. Certo, cioè io so, vedi, questa è la mia postazione adesso. Ma sei un mito, non ho parole. Senti una cosa, io farei anche vedere il video che mi ha mandato Marco quella notte, che bello. No, dopo, come lo mandi già? Vabbè, perché ma... stiamo cercando di darlo in esclusiva, tipo a Piazza Pulita o robe del genere, capito? Sì, ma no, ma il messaggio che mi manda sono le 4.50. Quello sì, chiaro. Ah no, ma che messaggio? No, mica il video. Il messaggio di voi due scoccomerati che alle 4.50 del mattino mi... Assolutamente. Hai capito che ti pensiamo sempre? Sì. Ma noi, il sistema che tu avresti risposto... No, non avrei risposto, ero, cioè il 4, vabbè, partiamo, allora, mi sono già collegato con lei e ho fatto anche una lunga intervista quando è venuta nel mio studio, perché? Perché ha prodotto e realizzato il film Food for Profit, sto parlando di Giulia Innocenzi, eccoti qua Giulia, allora, come... Che bello. Senti, perché mi ricollego con te? Perché stanno succedendo tante cose attorno a Food for Profit. Quella più importante mi sembra il fatto che poi parliamo di altre cose, ma mi sembra che domenica cosa succede? Domenica una cosa bellissima, Red, di cui sono troppo orgogliosa. Food for Profit andrà in onda all'interno di Report su Rai 3 in prima serata. Allora, ce l'aveva promesso, cioè l'aveva preannunciato mentre ti facevo l'intervista che abbiamo telefonato a Rinucci, quindi lui ce l'ha. Però, attenzione, il film dura un'ora e mezza, però daranno parecchio spazio, se non sbaglio. Quanto spazio danno a Report? Sì, praticamente ci sarà prima l'inchiesta su Giulio Regeni e poi andremo in onda noi con un bellissimo spazio, perché praticamente su 90 minuti di documentario ci sarà un'oretta di documentario più Ranucci in studio, vedremo il documentario doppiato, quindi anche per me è molto interessante, perché lo sai Red che invece nel documentario che è nei cinema abbiamo tenuto tutto originale, sottotitolato eccetera. Quindi no, è una cosa incredibile, Red, che risultato in più potremmo voler raggiungere, è pazzesco. Sì, fra l'altro avete raggiunto allora, Food for Profit è un boom, guarda che quando io ti ho detto che potresti essere candidato all'Oscar, poi insomma, però veramente meriterebbe di essere candidato all'Oscar. Allora, è un film che gira ancora nei cinema? Come no, certo. Poi, avete ottenuto... due scopi, se non sbaglio voi avete filmato con le telecamere nascoste due eurodeputati collusi, se si può parlare di collusi oppure no, collusi no, diciamo che hanno interessi anche privati con delle aziende legate alla carne, quindi a questi allevamenti intensivi. Questi due eurodeputati, il cui potere loro dipende dal fatto che sono eurodeputati, se non sbaglio Non li cade. Che succede? Ti suona il telefono? Qua sai, però perché c'ho lo spot dal cellulare, per quello non posso chiedere. Ok, allora questi due eurodeputati non si candidano più, non li candidano più, me lo racconti questa cosa? È un caso incredibile, Red, cosa è successo? Allora, ne avevamo parlato anche con te, Paolo De Castro, che è l'eurodeputato italiano del Partito Democratico, da 15 anni al Parlamento Europeo, è stato anche ministro dell'agricoltura due volte in Italia, dopo che siamo riusciti a diffondere queste immagini in Italia e tantissimi si erano rivolti a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, per chiederle di non ricandidare Paolo De Castro, quello che è successo è che effettivamente Paolo De Castro non sarà ricandidato per la prima volta. Lui ha annunciato che si ritirerà nelle aule accademiche dell'Università di Bologna, gli hanno fatto anche un po' il filo, la Lega,
insomma, adesso vedremo cosa succederà di Paolo De Castro. Lui intanto ci ha diffidato, ha minacciato di querela anche una piccola web TV fatta da giovanissimi ragazzi solo perché avevano osato chiedergli di Food for Profit. Gli avevano chiesto e che ti suona il telefono. Gli avevano chiesto di Food for Profit. In questa intervista, e lui ha minacciato querela solo per queste domande, quindi evidentemente ha il dente molto avvelenato. E per noi è una notizia incredibile e si accompagna con quest'altra notizia che Clara Aguilera, l'eurodeputata spagnola, anche lei da ben 10 anni al Parlamento europeo, praticamente siamo riusciti, grazie anche a Darko Peric, che tu conosci, è un tuo amico, Helsinki nella casa di carta su Netflix, ti ricordi, siamo andati con lui a Barcellona. Sì, abbiamo anche fatto una telefonata a Darko Peric. Darko! Ciao! Guarda, sono Ciao ascoltando. Ciao Darko, Giulia! c'è la Ciao, ciao, ciao! vicepresidente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna qui, Silvia Zamboni, Ciao, siamo in conferenza buongiorno, stampa, è buongiorno a tutti! l'attore della casa di carta di Buongiorno, questa è la casa che fanno la proiezione in Spagna. Darko, tu vai a fare la proiezione in Spagna, vai a fare la proiezione! Certo, Perché lo giovedì presentiamo viene giovedì Giulia e a Barcellona? facciamo qui a Barcellona. Potevi. Certo. Siamo tutti Perfetto, felici, Ronnie, però scusami, magari. chi non ti. Sì. Però magari. Ciao Darko, ti chiamo dopo, ciao! Ciao, ciao, un abbraccio a tutti. Lui è Helsing della Casa di Carta ed è un animalista, giusto? È un grande, ma pensa che prima di fare l'attore lui era un veterinario in Romania. Cioè, vabbè, Darko Peric ha una storia incredibile. È un grandissimo, nonché tuo amico, e adesso anche nostro amico. E praticamente, grazie a lui e grazie alla Fondazione Franz Weber, abbiamo mostrato il film in Spagna. A quel punto, apriti cielo. Le parole di Clara Aguilera, che ti ricordi, lei è quella che ha detto: ma a me cosa me ne frega della felicità del pollo, del coniglio, del gatto? Io me li mangio tutti. Ma perché ha dovuto dire del gatto? Cioè, proprio, vabbè, è una pazza. E praticamente, perché dai, non mangerà anche i gatti, io non ci credo, no? E praticamente queste frasi hanno fatto indignare tutti e sono state mandate in loop sulla televisione spagnola, ma tipo sulla Striscia la Notizia spagnola, ma proprio che la mandavano e continuavano a ridere, a ridere, a ridere. Vale, la eurodiputada del PSOE y ex consejera de Agricultura de Andalucía, si sincera, ante una cámara oculta, dice literalmente: me da igual la felicidad del pollo, yo me lo como. ¿Sabes? Pues Ya claro. está. Ya Pues está. claro que sí, claro que sí. Y vivo si hace falta. ¿No se hace con las ostras? Pues con el pollo también. Un poquito de limón y para adentro. Claro que sí. Claro. Y la cresta la suelta. ¿Tú sabes esos pollos de goma que los aprietas y suenan? Pues la eurodiputada se ha dado cuenta de que también hay de goma. Ya Por coge al otro. favor, ¡Ah! Bueno, por pues la favor. fundación. Dime que la eurodiputada que ha dicho eso no es la que sale en la foto. Por Pues favor. espera. Evidentemente. Es que hay cosas que te las ponen en bandeja. Por Literalmente. favor. Yo no estoy de acuerdo con que ninguna actividad agraria ni ganadera se haga daño a animales, no. Porque a mí me da igual la felicidad del conejo, del pollo, del gato. Por mí, vamos, me da igual, yo me los como. ¡Al gato! ¡El ¡Al gato! gato! Es una ídola, por favor. Espera, cuidado, cuidado. El conejo, el mejillón, es que me la sopla, a mí ¿sabes? Me Yo la para sopla, yo para adentro pa y ya está. De bienestar ¿Qué animal, problema ¿de habrá qué? ahora? ¿Eh? Es que. Pilar. Había un meme no sé si era en Instagram, que era la foto de una persona. ¿Quieres un Los del pollo, el gato y el conejo. La mezcla es complicada. Oye, hay culturas que se comen de todo. ¡Qué buena tirar la mujer! ¡Qué y buena están entre tirar! nosotros. Ahora, pues ahora verás el catering Pilar, que tenemos ahí hamsters y. Cucarachas. Y yo que soy vegetariana, ya me dirás. Que tiene que estar la gallina bien, que tiene que estar la vaca bien. Que hay que tratar bien a los animales. Nadie va a poder. ¡Que se la suda! ¡Que se la suda la gallina y el pollo! Al final le da igual. Comiéndonos y que comiéndose un armadillo. Bueno, tengo que decir que le hemos preguntado al equipo de la eurodiputada y nos ha dicho que también les da igual. Que no van a hacer declaraciones. Que se la come. Hasta ahí el tema. Vale. Yo no estoy de acuerdo con que
en ninguna actividad agraria ni ganadera se haga daño a animales, no. Porque a mí me da igual la felicidad del conejo, del pollo, del gato. Por mí, vamos, me da igual, yo me los como. La felicità. Davanti a queste risate, le tante ONG si sono rivolte alla presidente del Partito Socialista Spagnolo per chiederle di non ricandidare Clara Aguilera, e anche lei non sarà ricandidata e, guarda caso, ha già annunciato che si darà al settore privato. Sì, la domanda è un'altra anche: perché li hanno candidati in passato? Cioè, perché il PD per 15 anni ha mandato De Castro, che è uno che era, prendeva anche i soldi, lo ha dichiarato lui, dalle lobby, eccetera, e perché il Partito Socialista Spagnolo abbia candidato questa, che anche quella era proprio... Comunque, insomma, avete fatto un bel casino. Ma non è tutto lì, perché una mattina mi sono svegliato presto alle 7, ok, e c'era un messaggio di Marco Mazzoli dello Zoo di 105, che era in macchina con te, che mi ha lasciato alle 4:50 credo di notte, che voglio far vedere. Questo è il messaggio. Red, allora, guarda, allora devi sapere che la squilibrata qua e lo squilibrato qua e lo squilibrato dietro stasera, cioè stanotte, sono le 4:47. Gli squilibrati sono andati in missione. Siamo andati in provincia di Brescia e siamo entrati, ovviamente illegalmente, bellissimo, in bellissimo il gesto, dico, non quello che abbiamo visto, in un allevamento intensivo agghiacciante di una famosa azienda che produce prosciutti. Tu non hai idea, non hai idea di quello che abbiamo trovato lì dentro. Zero igiene, gli animali trattati come merda, una roba. Poi domani ti chiedo, tanto sei sveglio, secondo me mi chiami adesso. Ora, il prossimo sei te, il prossimo che entra con noi, andiamo tutti insieme. Io vengo di nuovo. Il problema è che avrei voluto portare a casa tutti gli animali che c'erano. No, veramente una situazione imbarazzante. Adesso sono un po' rinco perché è un po' tardino. Però poi ti spiego bene. Chiamaci adesso, tanto sei sveglio. Non ero sveglio, cioè alle 4:50 del mattino. Ma sei sempre operativo, Red. Sì, sì, no, perché probabilmente non ho sentito il messaggio, altrimenti scendevo, mi svegliavo, scendevo e vi chiamavo subito in diretta. Ma cosa avete fatto? Cioè, avete filmato naturalmente. Tanto guarda, lo puoi dire che siete entrati illegalmente, perché non credo che l'azienda dove siete entrati vi convenga farvi causa perché siete entrati illegalmente, con quello credo che avete documentato, giusto? Ma noi lo rivendichiamo, Red, assolutamente, siamo entrati facendo una violazione di proprietà privata senza scassare niente, perché diciamo l'accesso è libero e quindi quel reato lì non l'abbiamo fatto, ci tengo a specificarlo. Detto questo, quello che noi abbiamo fatto è stato portare dentro le telecamere nell'allevamento intensivo che produce prosciutto DOP, quindi il prosciutto dell'eccellenza, e abbiamo voluto accompagnare Marco Mazzoli. Perché? Perché Marco Mazzoli, tu lo sai, è un tuo amico, è un grande animalista, ma soprattutto ha un grandissimo pubblico con cui lui riesce a comunicare, e quello che si vedrà in questo video che pubblicheremo a breve e ti manderemo immediatamente così che tu lo puoi diffondere a tutta la tua comunità che è attivissima, è che lui riesce a descriverti quello che vedi mentre entri in un allevamento, perché quelle immagini hanno bisogno anche di parlare, sono immagini terrificanti, vedi questi animali che stanno male. Lui a un certo punto ha empatizzato con una scrofa che era chiusa in gabbia, queste gabbie piccolissime, piccole, più piccole del loro corpo praticamente, infatti si feriscono agli arti perché sbattono sempre contro queste griglie, e se la voleva portare a casa. Ovviamente con la peste suina e tanti altri problemi bisogna stare molto attenti, però cioè, è terribile vedere questi animali così intelligenti e sensibili rinchiusi in queste gabbie, in quelle condizioni fetide a livello di igiene. E quindi noi adesso vogliamo mostrare a tutti questo video, perché la gente basta, non può più far finta di niente, tutti devono vedere e sapere cosa succede all'interno di quei luoghi che sono ritenuti l'eccellenza della produzione del prosciutto italiano.
Sì, devo dire anche che le persone devono cominciare a chiedersi cosa stanno mangiando, perché al di là del fatto dell'energia che mangiano, che è un'energia di sofferenza, al di là del fatto dell'uccisione di animali, anche come tu dici, peste suine, eccetera, tu hai dimostrato nel film Food for Profit che danno illegalmente degli antibiotici, lo dichiarano che danno illegalmente degli antibiotici, eccetera. Fra l'altro questi antibiotici abituano il corpo umano all'antibiotico, perché tu assumi della roba con dell'antibiotico dentro, quindi quando tu hai un problema fisico, l'antibiotico che deve essere un'emergenza non ti fa più niente. Quindi, di conseguenza, io penso che il tuo documentario Food for Profit faccia diventare vegetariana molta gente. Io ho questa convinzione. Sai quanta gente mi sta contattando dicendomi che non mangiano più carne? Addirittura c'è chi è diventato vegano di colpo, ma tanti, tanti. Beh, quando tu vedi quello che succede dentro gli allevamenti intensivi, cioè, ma tu ti saresti immaginato, è la domanda classica, no? Tutto sto casino, Ma come potevo immaginarmelo che avevo ricevuto solo porte chiuse e dei sonori no? Cioè, noi stavamo organizzando la distribuzione pensando di dare il link alle persone che poi proiettavano il film nei loro salotti e invitavano degli amici. Questa era la nostra distribuzione. E ti ritrovi domenica sera su Report, Rai 3. Che bello, Red. Anche grazie a te che hai diffuso il verbo. Ma no, ma io ho contribuito poco, io ho soltanto intervistato un po' di volte. Quindi, e poi io da tempo, diciamo, mamma mia, sono molto, molto felice perché, vedi, questo è un periodo in cui la neve si scioglie e la merda si vede. In tutti i Bella campi. Questo questa perla, Red, mi piace. me lo disse una volta Beppe Carletti dei Nomadi quando successe in una conferenza stampa che un artista ha voluto fare la star, e allora lui uscì, era arrabbiatissimo, dice: sai, ma prima o poi la neve si scioglierà e si vedrà la merda. Ed è successo, infatti, questo artista, diciamo, che non è più così in auge come una volta. Ecco, quindi piano piano le cose vengono, i nodi vengono al pettine, come si dice. Il film Food for Profit è un capolavoro e hai fatto un capolavoro. Peraltro, ricordo, lo hai fatto a spese tue e di Pablo. E di Pablo D'Ambrosio, che abbiamo lavorato gratuitamente per tutti questi anni e abbiamo anche ovviamente anticipato un sacco di spese senza sapere se avremmo mai Certo, ripreso i soldi. ci tengo a dire un'altra cosa. Non è che Siegfried Ranucci manda in onda Food for Profit perché tu collabori con Report. Cioè, lui lo manda in onda perché è convinto che sia un... Fra l'altro, succederà dei casini quando lo mandi in onda, eh? Perché se succedono dei casini quando voi lo proiettate, che vi hanno già diffidato, addirittura mi dicevi che un'azienda che non è neanche filmata vi ha diffidato. Questo è bellissimo, eh? Siamo a quattro diffide, una poi l'ha ricevuta pure un povero cittadino che di professione fa il blogger, che semplicemente ci ha trasmesso e quindi è stato diffidato da un produttore di carne, quindi fai un po' te. Però io quando appunto abbiamo fatto Food for Profit, il mio sogno, era il mio sogno di mandarlo in onda a Report e quindi a quel punto ho mandato il link a Ranucci, no? Ma guarda, la prima volta che ci siamo sentiti, che ancora non lavoravo per lui, lui mi ha chiesto: ma tu cosa stai facendo in questo periodo? E gli ho detto: sto lavorando a un documentario, così. E cioè, stiamo parlando di qualche anno fa, perché appunto è 5 anni che ci lavoro su questo documentario. E quando gli ho raccontato cosa aveva questo documentario, lui mi ha detto: è interessantissimo, ma ce lo puoi dare a noi? Cioè, lui già all'epoca era interessato così su carta senza averlo visto. Poi dopo, quando l'ha visto, ha detto: Giulia, questo documentario è bellissimo, lo voglio per Report. E per me l'unica casa possibile nella TV italiana per questo film è proprio Report. E sappiamo in questi giorni ovviamente le critiche doverose alla Rai per tutte le pressioni politiche, eccetera. Ma ricordiamocelo che la Rai, grazie al canone, è l'unica TV italiana che può mandare in onda un documentario come Food for Profit, perché le altre reti purtroppo si trovano le pressioni dagli inserzionisti commerciali, cioè
dai produttori di carne, latte e formaggio, che appena esce l'inchiesta ti dicono: ok, allora io prendo i miei milioni di euro di pubblicità sulla tua rete e li tolgo e li do a qualcun altro. Quindi è ovvio che non ti manderanno mai in onda cose del genere, perché per loro è un costo troppo alto da pagare. La RAI questo se lo può permettere, quindi ce la dobbiamo tenere cara. No, ma sfondi una porta aperta, anche perché poi alla fine, vedi, adesso io non entro nel merito, ma tutti questi che dicono: ah, sono stato censurato e me ne vado. Cavolo, prendi 100 milioni in 4 anni. L'altro dice: ah, non ho avuto la libertà. Intanto l'hai avuto la libertà e vai a prendere 4 volte tanti soldi. Quindi alla fine, se tu sei onesto, dici: mi hanno offerto tanto di più, vado da un'altra parte. Io credo che l'onestà sia quella. Però la censura c'è, le pressioni ci sono, questo non lo possiamo negare. Sì, sì, però vedi, io ti dico una cosa, Report, allora, Report è un programma che da quando c'è Siegfriedo mi piace molto, e sottolineo da quando c'è Siegfriedo, e quindi, però, insomma, è importante da anche per... Come? E da quando c'è la bimba pestifera? Tu? Sono io la bimba pestifera. Sì, lo so, ma io ti avevo già contattato in passato, ti ricordi? Non mi ricordo più che sei... Ah, il servizio che avevi fatto su Fileni, che sai Fileni, hai capito, tutto così, avevi fatto quel bel servizio dove faceva vedere, io ti avevo già contattato perché ti volevo intervistare già allora, aveva fatto un servizio bellissimo dove faceva vedere che... col cavolo che le galline ruspanti nell'erba, e col cavolo, quindi quel cibo, ma credo sia stato denunciato, se non sbaglio, da Fileni, giusto? Lì è successo un sacco, un putiferio dopo quel servizio, sì, è stata aperta un'inchiesta da parte di Bicorp, che è il certificatore che gli dà questo certificato di super sostenibilità. Massimo Fileni si era dovuto autosospendere dall'organismo del biologico, e poi la procura di Ancona aveva aperto un'inchiesta sui maltrattamenti degli animali. Lei riceve le telefonate, quindi allora, ma quante telefonate ricevi, scusa? Red, guarda, io adesso sai cosa vorrei fare? Vorrei dormire per una settimana consecutiva. Aspetta, fallo dopo domenica che vai in onda su Red, anzi se non c'hai il follow up. Ma Red, ma poi non posso dormire, ma sai perché? Perché c'ho un'altra notizia bellissima. Forse riusciamo a distribuire questo film all'estero, e il primo paese dovrebbe essere la Spagna, il paese di Clara Aguilera. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, cioè sei proprio una bimba peste, eh? Allora, no, dicevi, perché ti sei interrotto, che la procura di Ancona su Fileni cosa avevano fatto? Un'inchiesta, e quindi diciamo sono successe davvero tantissime cose. Fileni ha detto che ha avuto un crollo di vendite, quindi ci ha fatto causa per risarcimento danni, è stato chiuso in mediazione, quindi Siegfriedo Ranucci ha letto quello che Fileni sostiene sia successo dopo la nostra inchiesta, cioè che loro dopo hanno diciamo detto ai lavoratori che non devono ammazzare così i polli, e che devono mettere le telecamere all'interno dei capannoni, eccetera eccetera, insomma varie cose che Fileni ha detto di aver fatto a seguito della nostra inchiesta. E quindi sono successe tante cose. Io spero che questo servizio sia servito anche a lavorare meglio. Il problema però è che diciamo ci sono tante criticità anche quando si parla di allevamenti estensivi. In questi giorni tanti mi chiedono: ah, ma ok, gli allevamenti intensivi, ma che ne pensi degli allevamenti estensivi? C'è un modo per consumare carne eticamente? A partire dall'uccisione dell'animale è ovvio che non ci può essere un'etica nell'uccidere, dopodiché ci sono tante criticità in qualunque tipo di allevamento, anche estensivo, e quindi no, non c'è un modo per consumare la carne in maniera etica. Allora no, questo è un messaggio per il signor Fileni. Io spero che il documento che avete fatto leggere a Siegfriedo Ranucci a Report sia veritiero, cioè che veramente abbiate applicato queste cose, perché questa bimba qui magari torna a fare un servizio, e se voi non avete fatto quello che dovete fare, ah,
avviso, un altro avviso. A tutti gli allevamenti intensivi, ok, d'ora in poi voi dovete avere la parte vostra posteriore che fa così, perché magari vi entra dentro Marco Mazzoli con Giulio Innocenzi, o magari una volta anche Red Ronnie con Giulio Innocenzi e Marco Mazzoli con la telecamera, e vi conviene trattare bene gli animali, già li uccidete, e gli... però vi conviene stare molto attenti, perché d'ora in poi, anzi no, scusa, non è così, d'ora in poi c'è una possibile telecamera puntata su di voi. Quindi è un invito a tutti gli allevamenti intensivi d'Italia, cercate di sapere di avere a che fare con forme viventi che hanno un cuore, delle emozioni, eccetera. Ma, visto che non ve ne frega niente, sappiate che prima o poi può arrivarvi una telecamera e vi documenta. E andate a finire dentro a un documentario che poi viene trasmesso da Report, come sarà domenica, Food for Profit. E avviso ai deputati, perché sai, cambiano, cioè tolgono dei burattini, ne mettono degli altri, avviso ai nuovi deputati che andranno al Parlamento europeo, e chiaramente andranno là anche con... Ecco, sappiate che ci può sempre essere una telecamera nascosta, e chi incontrate non saprete mai se uno che vi vuole veramente corrompere o se qualcuno che vi filma di nascosto. Ti è piaciuto questo finale? Mamma mia, quanto sei pestifero, Red, guarda. Io? Senti chi parla, cioè... sei pestiferissimo. No, sono stato chiaro, ho dato dei consigli, no? Allora Red, ma diciamo, facciamo anche un appello ai cittadini, anche perché ci saranno appunto anche le elezioni europee, no? Allora, ci sono le associazioni per i diritti degli animali, ti stanno arrivando dei messaggi su WhatsApp, che hanno costituito una piattaforma che si chiama voteforanimals.it, dove ci sono 10 punti programmatici in favore degli animali e dell'ambiente, fra cui stop sussidi pubblici agli allevamenti, no agli animali rinchiusi nelle gabbie, eccetera. A quel punto loro chiedono a tutti i candidati se sostengono o meno questa piattaforma. Quindi noi vedremo con trasparenza i candidati che dicono sì, sono d'accordo, oppure quelli che dicono di no. A quel punto però Red sta a noi, cittadini consapevoli e responsabili, andare a votare le persone giuste, perché il prossimo Parlamento europeo voterà la nuova politica agricola comune, quindi come fai te? Tanti soldini, quasi 400 miliardi di euro in 7 anni, di cui la maggior parte oggi va agli allevamenti intensivi. Votiamo le persone giuste perché questo scempio finisca. Sì, anche se ti devo dire che io sono molto deluso da certi politici, ad esempio, che poi era del PD, e quindi quando io sento D'Alema che dice che sta trattando vendite di armi si parla di milioni di euro, hai capito? Vabbè, insomma, però sta nascendo un mondo nuovo. Le Giulie Innocenzi si moltiplicano. E quello i Red Ronnie già c'erano. No, i Red Ronnie anche quello si moltiplica. Arrivano i Marco Mazzoli, e piano piano, hai capito? Va bene. Ok. Senti Giulia, allora approfitto sempre di te che hai una piattaforma pazzesca, la gente mi ferma per strada e mi dice "T'ho visto da Red Ronnie", quindi ti seguono tutti. Faccio un appello a un leader politico di uno dei partiti oggi candidati, quindi 5 Stelle, PD, Lega, Fratelli d'Italia. Chi di voi vuole venire con noi una notte in un allevamento intensivo a vedere con i vostri occhi quello che noi finanziamo con i soldi pubblici, quello che è legale, permesso dalle leggi che fate anche voi, così che insieme cerchiamo di cambiare queste cose? Qual è il leader politico che aspetta? Catero De Luca è il primo. Lo portiamo. Certo, e purtroppo non sta bene, ha avuto un problema perché sai lui si spende, è ricoverato all'ospedale di Messina, spero si riprenda presto, ha una polmonite, però appena si riprende prendiamo Catino De Luca, che è uno che già
ti ha apprezzato, neanche ha fatto quella telefonata, già si sta battendo perché in Sicilia non ci siano allevamenti intensivi, e quindi questo è il primo. E poi dopo sarebbe bellissimo Giorgia Meloni. Ma penso ci sarebbe. Adesso vedrò di riuscire a mandarle un messaggio. Giorgia, perché non fai una cosa, ti dico l'assurdo, di sinistra? Perché in teoria è una cosa di sinistra. Questa, in teoria, poi, perché abbiamo visto che il candidato corrotto, cioè non è corrotto, è, diciamo, il candidato che era diciamo in contatto con questi, insomma, era del PD. Però, Giorgia, perché non vieni una notte? So che è un casino, perché quando ti muovi te ci sarebbero 96.000 scorte, però possiamo arrivare di sorpresa, la tua scorta sta attenta e ti portiamo dentro a un allevamento intensivo. D'altra parte, tu sei mamma, vedrai come vengono trattate ad esempio le mamme degli animali, vedrai come vengono, e vedrai la carne che viene data da mangiare anche a tua figlia. Quindi appello a Giorgia Meloni. Secondo me, sai che lei paradossalmente è l'unica dei partiti che può avere il coraggio di farlo, paradossalmente. Red, a livello elettorale, lei ha deciso che gli allevatori fanno parte del suo bacino elettorale di riferimento, quindi io penso che non accetterà, ma tu, le tue parole sono importantissime, quindi a te t'ascolta. Va bene, Giorgia, io capisco cosa significa il bacino elettorale, però stiamo entrando in un mondo nuovo. Un mondo dove ci vuole verità. Ciao Giulia, credo che in questo collegamento abbiamo fatto un po' di danni, mi sa. Mi sa che io e te ci dobbiamo vedere un po' meno spesso. Adesso facciamo una serata io, te e Mazzoli, sai cosa succede? Potremmo farlo. Sai cosa potremmo fare? Potremmo fare una diretta. Invece di entriamo dentro un allevamento intensivo in diretta, all'improvviso facciamo la diretta, poi che ci vengano i carabinieri a prendere, ok? Va bene? Va bene, Red, tutti al gabbio, vai! Sì, sì, ma arrestati veramente questa volta, non come la Greta lì, la Gretina che ha fatto vedere il video di quando la... Greta Thunberg, che lascia stare, poi un giorno parleremo di Greta Thunberg io e te, perché io e te abbiamo alcune cose da chiarire. Ma tu l'hai visto il video dove la restano, che si mettono lì in posa, lei ride, poi dice ok, pronti, ok, ciak, si gira lei. Ma dai, vabbè, dai, un giorno parleremo di Greta Thunberg, va bene, di Gretina, ok, dell'altra bimba pestifera. Lei non è pestifera. Domenica Rai 3 Report, guardate Report domenica, c'è Food for Profit, grazie a Giulia Innocenzi e a Siegfried Ranucci che lo trasmette. Ciao bambina. Grazie a te, Red, ciao.